Proviamo? Sì? Sì? 3, 2, 1. Deo gratias. Eccoci. Ale. La cam, Apriamo ci la cam. riesco. Eccola! Faccio le domande che ci hanno fatto i nostri carissimi follower. Ma ti dico, vuoi che iniziamo così? Inizia pure così. Io volevo Ecco, così poi solo parli. Sì. fare una piccolissima parentesi, proprio riguardo quei due pitbull che hanno, che Ah. sembrerebbe, che hanno ucciso quel bambino. Due cani difficilmente arrivano ad attaccare un bambino, soprattutto due cani conosciuti, due cani comunque di famiglia, e c'è sempre un qualcosa dietro che non va. E adesso sta saltando fuori la verità. Sai benissimo che dico che il pitbull è un cane particolare, però se è ben socializzato e non ha problemi con i bambini, è un cane di famiglia e soprattutto un cane babysitter. Quindi È una vero. situazione del genere bisogna sempre guardarla al di fuori, perché non sempre la verità che ci dicono è quella oggettiva. Se un cane non ha mai dato segni di aggressività, che arriva a fare un gesto del genere, cioè no, c'è qualcosa che puzza, quindi lo capiscono anche loro, cercano di tenere controllato il cane con il comportamentalista, eccetera. Se poi vedono che è un cane normocomportamentale, cioè Poi qualcosa non due, quadra. poi Quindi due. sono due. Sì. E adesso dicevano un po' che il bambino era in braccio a questo signore, è stato morsicato il padre, questo zio, e nel momento del morso il bambino è caduto e quindi i cani si sono presi il bambino. Anche questa versione a me stona tantissimo. Quindi Allora, le domande. ecco, queste qua che io ora leggerò sono le domande sotto i video, quindi le risposte le ripubblicherò taggando la persona. Quindi, se volete, poi prossimamente noi rispondiamo. Allora, innanzitutto qui chiede un consiglio. Che cosa può mettere la padrona o il padrone, io non mi ricordo bene il nome, nel Kong di un maltese? Quindi sarà un Kong il più piccolo. Sì, stessa cosa degli altri, quindi può essere della pasta d'acciughe o della Philadelphia, tutto col dito, tutto all'interno del Kong e dentro dei biscottini. Poi si mette tutto in Ecco. congelatore e quando si va via si tira fuori dal congelatore e lo si dà al cane. Quando si torna a casa, la prima cosa che va fatta, va tolto il Kong. Il Kong, Sottolineiamo di nuovo. Esatto, se è usato nel modo giusto che viene tolto, il cane non ha il tempo di rovinarlo e, come mi hanno detto, ingerirlo, perché state E via relativamente morire. poco. Hanno detto anche morire. Esatto, quindi non è, se lo togliete nell'immediato, il cane non ha possibilità di romperlo. Se vedete che anche nel tempo che siete via, tornate decrepato, ovviamente lo cambiate. È crepato Ok? il Kong, non il cane, perché Sì. bisogna parlare col punto e virgola. Assolutamente sì, cambiate il Kong. Appena vedete una leggera crepa, lo cambiate, così Sì. non c'è pericolo di ingoiare, eccetera. La marca, che è quella certificata, che assicura che Ecco. nessun cane può arrivare a morire o romperla, è la Trixie, Trixie. sì, o direttamente il Kong, la marca Kong, lo trovate anche su internet, È ma un deve essere brevetto poi Kong, è un brevetto. assolutamente, è brevettato. Le imitazioni purtroppo portano alla distruzione e ai casi che hanno raccontato di morte. Come i giochi per i bambini, uguale. Uguale, identico, spiccicato. Ecco. Originalità. Cioè, Quindi prendete mi tutta hai roba risposto alla originale. seconda. Perché Sì. mi chiedevano che tipo di Kong, e infatti, ecco qua. Trixie o Kong? Quello. Trixie o Kong? Esattamente. Allora, qui sotto al video quando il cane scappa, no? Sì.
Mi si suggerisce vivamente che una longhina è la miglior arma per non far scappare il cane. Io la riporto così come è scritta. La longhina è la miglior arma per non far scappare il cane, se voi siete assenti è anche la miglior arma per far morire il vostro cane. Perché se il cane si attorciglia piuttosto che cade da un muretto e rimane appeso alla longhina, voi tornate, il cane non c'è più. Quindi Ecco, per chi non lo sapesse, cos'è la longhina? io credo che in questo caso intendano una corda legata, cioè come una volta c'era la catena, che Ecco. può essere messa con uno scorrevole oppure fissa. Il problema più grosso è che si vede tante volte attraversare la strada il proprietario, il cane sta dietro con la Oh longhina. mamma, sì. La longhina è praticamente invisibile agli occhi degli automobilisti. È vero, oddio, sì. Ok, Mamma quindi mia. questo è, quindi vi Ecco, dipende questo commento come intendeva, però no, ciao! il E cane deve infatti stare rispondiamo. supervisionato da noi, oppure in un giardino recintato, okay? Se no sta a casa, esce poi con noi. Poi vedremo cosa ci risponderà, cosa intendeva, così noi magari rispondiamo nuovamente. L'ultima è fresca fresca. Vai. Così almeno cogliamo l'occasione per fare un distinguo. Mai rivolgersi a un educatore, addestratore sempre. Quante volte ho toccato Vuol questo dire? discorso? Che vuol Addestratore, lo dire? dice addestratore sempre. Cani soldato forever. Cani che Dal obbediscono tono va agli ordini. bene così. Per lei va bene, è una femmina. Va Cani bene che così. obbediscono agli ordini, cani che io sono l'uomo supremo e tu cane devi obbedire a quello che io ti dico. No, l'addestratore, io non dico che bisogna andare contro gli addestratori perché non ho questa presunzione, ma come noi educatori sappiamo che ci sono più persone, più competenze possono educare e aiutare cani, dovrebbero mettersi anche loro un attimo a farsi due domande. Che non esistono più solo loro, e io ripeterei anche grazie al cielo, ma ci sono altri modi per vedere l'animale, per guardare la psicologia dell'animale e lavorare sul binomio e non sul cane soldato. Come parallelo, il più semplice da vedere è veramente la naja che Sì. tutti gli uomini hanno fatto, in confronto a magari una scuola dove ti insegnano le stesse cose, ma capendo chi sei tu, se hai dei problemi, se hai dei problemi di apprendimento, se sei normocomportamentale e ti spiegano le cose in un altro modo. Ecco, metodo Quello Montessori, diciamo così. è molto Quello sì, possiamo La dire. naja e il metodo Montessori. Ho finito con le domande. Io oggi, vabbè, avrei fatto un po' di appuntini perché Certo. avrei un po' di robine. Quindi vi spiego un attimino. Io volevo parlarvi, vabbè, il discorso, fare un discorso molto ampio ma abbastanza chiarificatorio, diciamo, per museruola, questo strumento, oh mio Dio, che cosa bruttissima, che invece Che non cosa lo è, orribile. non lo è assolutamente. Oppure andiamo a vedere sul discorso del cucciolo o cane preso dal canile appena arrivato a casa, quindi i primi 2/3 step di base, per intenderci, e l'altro è il discorso delle esperienze, quindi di tutto quello che è un bagaglio culturale di un cane. Ditemi voi qual è dei tre argomenti che volete che oggi vi approfondisco, così scegliete proprio Prego. voi. La museruola, perché è uno strumento che quando vediamo ad esempio un cane con la museruola diciamo, oh, poverino.
Ah, ecco, eccolo lì. Ecco lo strumento. non è assolutamente questa cosa di tortura, anzi. Ecco, il nostro amico eterno bloccato dice: io sono contrario. Allora è il momento di dirlo. Quindi, io oggi parlerei della museruola, così siamo tranquilli. Allora, vi spiego. Perfetto. Umanizzando il nostro cane, sempre quel discorso dell'umanizzazione sbagliata, per noi questa cosa è una cosa di tortura. Perché? Perché lo umanizziamo. Gli impediamo, secondo l'umano, di mangiare, bere, parlare, quindi abbaiare, eccetera. Questo è a livello umano. A livello del cane, il cane non sa che cos'è una museruola. Se al cane questo strumento viene fatto conoscere nel modo corretto e il cane vede questo come una protezione o come se fosse il collare che mettiamo solo in certi momenti, perché magari è obbligatoria sul pullman o magari sul treno, eccetera, eccetera. Il cane gliela mettete, non ha nessun tipo di problema, però va fatta conoscere nel modo giusto. È chiaro fino adesso? Sì. Allora, ma se è aggredito non può difendersi al meglio. Allora, sicuramente ti dico già, proprio perché c'è questa idea di umanizzazione, quando si vedono cani con la museruola, tutti fanno 3 metri di distanza, stanno a distanza di Vero. sicurezza. Pensano, Quindi deve non essere siamo. mordace. Esatto, si pensa che il cane morde e si sta lontani, quindi non c'è nessun tipo di pericolo per il difendersi, perché tanto ti stanno lontani, se hanno i cani li tirano a sé perché, oh mio Dio, un cane con la museruola è un cane che morde. E una volta che il cane si abitua a indossarla, non è che siete obbligati a chiuderla e stringerla. Il cane, tipo i miei, la mettono solo appoggiata qua, infilano il muso, ma è appoggiata qui, rimane aperta. Quindi loro, facendo così, se vogliono, se la tolgono. Però sanno che quando io gli dico Tato, museruola, finché non ti dico ok, basta, tu la museruola la devi tenere su. Ah, Ho guarda, capito. Federiciano con le mascherine ce l'hanno messe le museruole. Infatti, i Eh cani ci guardano. sì, è vero. Ok. La cosa importante della museruola, perché comunque, se voi abituate il vostro cane, il lavoro sulla museruola dura tantissimo, ci vuole un mesetto per abituare un cane ad indossarla. Però Piccolo e adulto. il cane è felice di indossarla, non è che si trova una costrizione. Cioè io e i miei, quando gli dico Tata, museruola, arrivano scodinzolando, infilano il muso, andiamo. Amore. Perché? Perché non l'hanno vista come uno strumento negativo. È uno strumento come può essere un collare, una pettorina, un guinzaglio, il vestitino, eccetera. Ok? La cosa importante è quando la comprate, perché qui all'interno c'è una seconda griglia di solito. Voi quella seconda griglia la eliminate e allargate il buco davanti. Vedete che anche io ho tagliato? Ah, l'hai tagliato tu quel pezzo lì, ecco. Sì, Vedete? sì. L'ho tagliato perché? Perché qua io faccio passare i premietti al mio cane. Il mio cane, se vuole bere, Ah. beve tranquillamente, a parte che beve anche senza Sì. bucarlo. Però se io voglio dargli un premietto con la museruola, lui può farlo. E soprattutto quando li abituiamo alla museruola, il lavoro sarà questo qui. Quindi museruola aperta. Adesso io ho solo questo qua a lungo, però ci vorrebbero quegli stick fini, fini, fini che si masticano e vanno giù in fretta. Si infila.
Museruola. lui riesce a Lui con mangiarlo. il muso mangia e associa mangiando questo strumento con un'emozione positiva. Positiva. Quelle di tessuto, quelle non vanno bene. Io, quelle tipo elastiche, ne vedo. Sì. Quelle fasciano il muso, quindi non danno la possibilità neanche di aprirla la bocca. Qua la possono aprire. Qua se vogliono ansimare, possono farlo. In quelle con la fascia non possono farlo. E Diceva un mio. Sì. l'ansimare serve al cane per quando è troppo caldo per rinfrescarsi. Eh sì, Katie dice che non esistono per i Boston Terrier. Possibile? Il Boston Terrier sono, intendi musi schiacciati, presuppongo. Le stanno facendo anche per loro adesso. Le ho viste, non mi ricordo Forse non dove, c'era. però le ho viste. Prima no, non c'erano, perché hanno un musetto talmente corto che... Però adesso le fanno anche più piccoline. Ecco. Quindi Ok? non vi spaventate. No, prima di passare a questa, voi iniziate già a abituare il cane quando volete abituarlo alla museruola, abituare il cane con i vasettini di yogurt. Quindi voi vi mangiate lo yogurt, quando è finito lo chiamate che lui metta il muso dentro per leccarlo, nel mentre che ha il muso dentro, museruola. Abituate il nome, Ecco, ah, museruola. guarda che furbizia. Quando poi gli presenterete questa, Museruola conosce già, quindi farete questo lavoro qua. E poi Eh vabbè, sì, ci sarà tutto Eterno. passi. Eterno insiste con sto fatto che se viene aggredito non si può difendere. Questo l'ho sentito dire da tante persone io, a questo fatto. Allora, calcola Eterno che in teoria il tuo cane non dovrebbe mai essere aggredito perché tu sei il supervisore del tuo cane, cioè se non lo so, sei in un parco, a meno io parlo per la mia esperienza. Quando vado nei parchi, io gli occhi ce l'ho anche dietro perché sono in continuazione così a vedere se ci sono cani di un certo tipo, cani liberi, cani sciolti, eccetera. Se vedo dei cani liberi e magari sono più di uno, quindi che fanno branco e possono essere un po' più forti nel branco. Io in quel caso lì tengo d'occhio il padrone e poi urlo al proprietario, legali o richiamali. Perché se mi ritrovo in un parco con i miei cani al guinzaglio, hanno la museruola, ma non ha senso perché la museruola, ripeto, va messa solo se ce lo richiede la legge. Quindi tram, pullman, treni. Ristorante, se c'è un ristorante che ce lo chiede, non ho detto che il cane deve sempre avere la museruola. In un parco la museruola io me la porto dietro perché per legge alcune città lo chiede. Ce l'ho attaccata alla cintura, ma al mio cane io non gliela metto, quindi non c'è pericolo che me lo attaccano. Se ipotesi, siamo in un parco dove invece c'è l'obbligo di museruola, ce l'avranno anche gli altri. Gli è capitato. Sì, però ti è capitato, ma credo che eri in un posto dove non c'era l'obbligo di museruola, giusto? Dove ti è successo? Me li sono beccati io. Perché quello può succedere. Dove c'è l'obbligo di museruola, tutti i cani avranno la museruola. Sul fatto, allora io vi do una piccola chicca. Allora, visto che per legge in teoria i cani non dovrebbero essere liberi in alcuni punti, io vi consiglio di comprarvi due bombolette, due, uno spray al peperoncino e una bomboletta di aria compressa, quella per pulire le tastiere dei PC. Ah, E ve le sì. portate dietro insieme al vostro equipaggiamento del cane. Se il vostro cane viene attaccato, una delle due. Spray il peperoncino, ovviamente sappiamo che molla perché è urticante. Aria compressa in bocca al cane che ha preso l'altro. Anche se è un pitbull.
Aria compressa, ripeto, quella per pulire le tastiere Sì, dei PC, e beh, non quella per rigonfiare i pneumatici che poi me no, li fate esplodere. Cioè, no, ecco, sì, ok. bisogna essere chiari, sì. Quelle normali da spolverare le tastiere dei PC. Sono delle bombolette così di aria compressa. Quello vi può essere molto utile per spruzzate l'altro cane molla e voi vi prendete il vostro. Ottimo. Ok, Non la sapevo ovvio, questa. in caso di se spruzzate lo spray al peperoncino, comunque sia, andate dopo dal veterinario e diteglielo se è attaccato e ho spruzzato lo spray al peperoncino, così il veterinario controlla anche tartufo, gola, eccetera, perché se l'hanno preso magari in bocca può dare un po' di problemi. Allora, ci Ma chiede dove la compro. nei negozi di PC, Ah. semplicissimo. Sono delle bombolettine così. No, No. tutt'altro no, perché andate a fare dei danni sia al vostro cane che all'altro cane. E ricordatevi che se due cani si attaccano, non è colpa del cane. Una scacciacani, se andate spesso per boschi o che ne so, tipo un mio vicino di casa ce l'ha perché lui va spesso per boschi e trova i cacciatori. Che lui detesta, e allora usa la scacciacani, uno per far scacciare le prede ai cacciatori, e due quando si trova cani liberi verso i suoi. È giusto, è giusto. Fa un rumore fortissimo come una pistola Sì, vera, ovvio, ma in una città non lo fare perché vi arrestano, perché create il panico. nei boschi sì. Tutti d'accordo sulla museruola? Che non è uno strumento di tortura o per sadomasochisti? I Stiamo maschietti. parlando di cani, non stiamo parlando di guerra. Cioè, dai. Non d'accordo, ma necessario, Luigi, lo so, perché abbiamo questa umanizzazione. Calcola Luigi che purtroppo diventerà sempre più obbligatoria nelle città perché ci sono sempre più cani. Ci Sempre sono più meno cani. figli e più cani. Ah, va per forza sicuro che lo metteranno obbligatoria in alcune città, qua c'è già. E l'importante è che noi al nostro cane gliela facciamo, diciamo, vivere come una bella esperienza e non come uno strumento di tortura perché non lo è. Come appunto abbiamo detto, col cibo, lo yogurt, lo stecchetto. Perché il cane lega le emozioni sugli oggetti, sulle cose che gli succedono. Allora, dici Luigi se possiamo rispondere. Discorso un po' diverso. In che senso? Bisogna prima educare i proprietari. Beh, quello sempre. Ma infatti il metodo di cui parla Ambra è quello. Sì, ma il problema è che l'educazione del proprietario non c'entra assolutamente niente se un sindaco decide di mettere obbligatoria la museruola nella sua città. Giusto, Capito? giusto. I proprietari possono essere più bravi del mondo, ma se un sindaco si sveglia la mattina e mette la legge che nella sua città vuole l'obbligo di museruola, non si può fare niente. Sì, noi come educatori andiamo a spiegare, come sto facendo io con voi, ai proprietari che la museruola non è uno strumento di tortura, ma è un oggetto che se proposto nel modo giusto al nostro cane è una cosa tranquilla, come un collare. Beh, se ci pensiamo bene, voi mettereste il collare e il guinzaglio a un bambino? Cioè, molti che considerano tantissimi il cane come figlio. Pensiamo un po', lo tirereste così? Più o meno bisogna fare quel salto lì, eh? Perché è etico. È molto soggettivo perché io quello che ho visto su tanti cani, soprattutto quelli che escono dal canile, è che gli piace avere il collare perché probabilmente si sentono parte di un qualcosa, il collare in Ecco. casa. Infatti io avevo un cane che me lo chiede se non ce l'avevo quando glielo toglievo per il bagno o Sì. per lavagna, eccetera, lui Lo lo volevo. voleva perché si sentiva, sì. Probabilmente si Amore. sentiva di appartenere a Protetto. qualcosa. Ah, beh, sì, carini.
Anche a me, Roby, avevo le bretelle col guinzaglio io da piccola, sì, ce l'avevo. Quindi non vedete la museruola come veramente una tortura perché non lo è. È una tortura se viene messa la museruola forzatamente a un cane che non l'ha mai messo. Allora lì è brutto. Però, quindi un cane che non lo so, vi sarà capitato di soccorrere un animale investito, un cane investito, col dolore tende a mordere perché ha male, non vuole essere toccato. Però va portato dal veterinario, il veterinario è obbligato a mettergli la museruola, se no lo morde. E vedete il cane che soffre a avere questa cosa, perché non l'ha mai messa. Se invece il cane è abituato, non gli dà nessuna noia. Assolutamente sì. Uno, è più tranquillo il veterinario. Due, gli può fare tutto. Tre, capisce che non c'è assolutamente nulla di doloroso. Ecco, grazie a Dio i miei non sapranno cosa vuol dire la museruola. Mi auguro che tu non vivi in città, perché semmai è lì che potrebbe esserci qualche restrizione. Ragazzi, cioè, vedete i commenti come hai Ecco. fatto tu, Mica? È brutto perché tu devi capire che, ascoltami, poi Ma se vi verrà infatti ha giù, detto dal veterinario, sì. quindi dal veterinario già lui sarà terrorizzato per i fatti suoi perché una volta mi tagli le valle, una volta mi fai Ancora. questo, una volta mi fai quello, più mi metti anche la museruola, cioè, già per lui è brutta di suo. Due, se tu come me, cioè io i miei cani me li porto ovunque, io ho girato tutta la Spagna, la Francia, l'Italia, io mi porto sempre i miei cani con me, sempre. E io sto alle leggi del paese che mi ospita, che Per sia forza. anche Italia, perché c'è Courmayeur che è qua sopra Aosta, che a Courmayeur tu sei obbligato Ah. mettere la museruola in alcuni mesi dell'anno. Cosa fai? Lasci il cane a casa? Io no. Il mio cane viene No, con me, abituato alla museruola, te la metto perché per legge c'è, non gli dà fastidio, ma il cane è con me. Tutto lì. Questo discorso che fai tu, non saprà mai cosa sarà vuol dire la museruola, eccetera, è quell'umanizzazione sbagliata che dicevo poc'anzi. Perché noi la vediamo come una tortura. Per il cane non è una tortura. Se è insegnato nel modo giusto. ah, non vivi in Italia e vivi in un bosco. Beh, lì ovviamente. Ora io non Capisci? so. Però anche lì, io ho mia mamma che vive in un paesino dove veramente c'è il bosco a 2 minuti, ci sono solo lupi, animali, cani, gatti e basta, pecore e mucche. Però io il lavoro sulla museruola, comunque ai suoi cani, io l'ho fatto fare. Perché quando va dal veterinario, il cane gliela faccio mettere. Se dovesse succedere che il cane si perde per boschi e lo ritrova la forestale, il cane non arriverà mai a mordere se gli viene messa la museruola, perché la museruola gli viene messa a un cane sconosciuto catturato. Sì, Cioè, poi non non so se mangiano riesco dei. a farmi capire. Io ho capito, credo di sì. Non mangiano neanche funghi, che ne parlavamo l'altro giorno, funghi velenosi con la museruola. Quello lo fanno. Acciucciano, allungano la lingua. Quello lo fanno tranquillamente, però anche lì la museruola non va messa per andare nel bosco. Non sto dicendo questo. Se il cane si perde in un bosco e la forestale lo rintraccia e lo cattura con il laccio, la prima cosa che fanno, gli mettono la museruola. Se non è abituato, perché gli dovete dare ancora in più quello shock che avrà? Abituatelo. Se il cane è abituato alla museruola, è una cosa normale, è un giocattolo come può essere il collarino, come può essere il maglioncino, eccetera, eccetera. Quindi è per il benessere del cane che vi dico la museruola, eh. Non è che vi sto dicendo torturate i vostri cani. Ora, quando manderò in onda questo pezzo della museruola,
Dovrò filtrare a Perché go-go. ovviamente la museruola Sì. divide sempre, perché è difficile da far capire il concetto, è molto difficile e c'è tanto umano dietro che ha quest'idea dello strumento della tortura. Invece Quindi sì. bisogna stare a sentire, bisogna porgere l'orecchio all'esperto per capire. Perché io penso questo, però anch'io la museruola mi tornava male, però sentendo questo, tutte le motivazioni, perché sono più di una sempre, allora sì che si Non ragiona. solo i cani di taglia grossa e media, tutti i cani devono essere abituati alla museruola. Sono competenze che voi date al vostro cane in più. Un cane che ha molte competenze è un cane che si sa muovere, si sa comportare, rapportare con tutti. È bella questa cosa delle competenze. Il cane non deve essere un peluche o un robottino, ma un individuo con competenze. Eterno, tu ce l'hai con questa cosa dell'aggressione. Perché? Sì, lui sì. Gli è rimasta impresso quella che ha subita. Sì, ma nel ca ripeto, se voi andate in un posto dove è obbligatoria la museruola, quindi se dovete mettergli la museruola, anche gli altri cani avranno la museruola. Perché è un posto dove per legge ci vuole la museruola. Se la museruola non ci vuole, io non è che gliela metto al mio cane, eh. Io la lascio senza. Quando Se però mai? devo salire su un pullman, che mettete la museruola obbligatoriamente sempre al cane, eh? No. Quando la dovete mettere per legge, mettetegliela che il cane è abituato a indossarla come uno strumento bello e non ha problemi, ma non che va messa sempre. Per il No. suo stesso bene, di non essere traumatizzato nel momento in cui gliela dovete imporre. Ecco, questo è. Sul pullman la museruola è obbligatoria, gliela metto e tutti gli altri cani avranno la museruola. Capisci? Quindi non c'è pericolo di attacco con la museruola o senza museruola. Mi pare che ci siamo, che dite? Ok, tutto perfetto. Bene, allora è passato il concetto e Sei a sono posto. Ora ti contenta. aspetta il video che uscirà. Quante cariche, tanto ormai. beh, se avete qualche domanda, siamo qua. Devi concludere, Ambra. No, io finirei così se non ci sono altre domande e poi vediamo di volta in volta appunto le domande che ti fanno, eccetera, volentierissimo. Una domanda? Dimmi. Dimmi, eterno. Emma, amore. Ad esempio, Emma, martedì ha l'appuntamento per farsi un intervento al nasino estetico, no, ha una proliferazione benigna che ormai bisogna togliere. Non lo so perché lei è mordace, quando. Non così senza motivo, ma quando sta male o ha dolore, cosa cambia in psicologia canina? Cambia radicalmente quasi tutto, nel senso che le caratteristiche delle singole razze, delle varie razze, cambia da cane a cane, ma non c'è solo quello, c'è anche proprio il carattere del singolo cane. Come dicevo l'altra volta, no? Se abbiamo una cucciolata, non lo so, di Cocker, parlando del mio ciccione qua, se abbiamo una cucciolata di Cocker, dobbiamo sì vedere le caratteristiche di caccia, quindi di razza, quindi la caccia, eccetera, e sappiamo che ci porta da una parte, ma non tutti quei X cuccioli sono caratterialmente uguali uno all'altro, anzi, uno è diverso dall'altro, ci sarà quello più coraggioso, ci sarà quello più fifone, ci sarà quello che avrà preso più dal papà. Cambia molto. 15 15 cani. stati 15. Ma io non ti dico che sono problemi, eh. Sono delle delle cose che uno deve capire, vedere, capire
e accettare o assecondare nel proprio cane. Cioè, se noi in questa cucciolata, ipotesi di due cuccioli, due cocker, uno adora l'acqua e l'altro adora scavare, quindi sono della stessa cucciolata, non sono tutte e due portati per l'acqua. Uno ci fa capire che gli piace l'acqua, l'altro, che è suo fratello, ci fa capire invece che gli piace la caccia, quindi la ricerca, eccetera. Quando saranno adulti, se io voglio diciamo assecondare in pieno le caratteristiche di razza dei miei due cani, con uno vado a fare soccorso in acqua, con l'altro andrò a fare soccorso in frana o slavina. Perché guardo quello che ai due cani, al mio cane, piace fare. Come non è detto che tutti i cani da pastore saranno cani da pastore che stanno dietro le pecore. C'è anche quello che delle pecore gliene può fregare meno. Eppure, caratteristica di razza, cane da pastore. Certo. Esatto. Esatto, nascono i cuccioli, nascono e crescono con le loro attitudini, con il loro carattere, con tutto individuale, uno dall'altro, sono diversi. E è proprio questo che fa tanto il discorso educatore con addestratore, perché l'addestratore li vede tutti uguali, quindi quel metodo di addestramento è per tutti uguale. L'educatore ha bisogno di vedere il cucciolo a casa e tutto, capire, e poi crea un percorso di lavoro sopra. È tutto chiaro? Io penso che sia lapalissiano, più che chiaro, vero? Ci siamo tutti? No, mi sembra di essere a scuola, lo so, è una mania perché faccio lezione ai bambini. E quindi. Tante volte non arrivano dei concetti perché mi rendo conto che sono un po' complicati, quindi preferisco sapere Sai, io. ciao. No, sei chiarissima però, eh. Cioè, proprio. Però a volte si possono aprire quelle finestre mentre uno parla che Sì. poi ti portano a dimenticare il focus. Quindi per quello è sempre giusto chiedere, così anche Certo. per rispiegare in caso si è aperta quella finestrina. No, fuori. Sì, e beh, io mi contorno di splendide persone e competenti. Perché questo? Perché l'ho sempre fatto in vita mia quando facevo l'imprenditore e anche quando cantavo. E Va bene. siamo arrivati al termine. Assolutamente sì. Io ringrazio innanzitutto tutti quelli che hanno partecipato, tutti i tuoi ospiti, Grazie e a Rullo, chi sta fuori. a tutti voi. E ringrazio come sempre te, Lucia, per lo spazio che dedichi a questi pelosetti che ne hanno davvero bisogno e per il Quello lavoro sì, mi stanno qui. che fai. Un bellissimo lavoro, quindi veramente abbonatevi perché merita davvero. Ringrazio sempre Ambra che offre la sua competenza solamente per il bene dei cani, perché alla fine quello è. Perché il mio canale fa capo a un'associazione, sì, però anche diffondendo questa consapevolezza. Chi possiede uno di questi straordinari esseri celestiali, oserei dire, almeno capisce un po' di più la psicologia profonda che c'è. Sì, è semplice il cane, però la psicologia del cane è molto più profonda di quanto appunto ci possono far capire anche i media, Esatto. banalizzando l'animale.